un posto al sole anticipazioni. Mariella fa una bruttissima scoperta. Lunedì, 1 luglio 2024. Ha luogo un'aspra conversazione tra Rossella e suo padre Michele. Si presenta, invece, il momento dei chiarimenti tra Ornella e Luca De Santis, anche se per quest'ultimo i problemi legati alla sua salute si fanno sempre più difficili e delicati da affrontare a causa delle sue continue amnesie. Nel frattempo, Roberto vive con ansia ed apprensione la decisione del tribunale sulla custodia del piccolo Tommaso. Inaspettatamente, una emozione inattesa potrebbe cambiare tutto il corso degli eventi. A Palazzo Palladini, Serena riesce ad ottenere la sua personale rivincita sulle gemelle, che quindi iniziano a meditare nuove rappresaglie contro di lei. Manuela appoggerà veramente Micaela in questa storia? O all'ultimo minuto si tirerà indietro? Diego sogna di convolare a nozze con Ida e non vede l'ora di realizzare il suo più grande desiderio. Ma la giovane polacca è veramente felice di diventare sua moglie? Martedì, 2 luglio 2024. Ida e Diego sono ad un passo dal realizzare il loro sogno di famiglia felice insieme a Tommaso. Marina e Roberto devono iniziare ad abituarsi all'idea che presto il bimbo non sarà più con loro. Giulia e tutti gli amici cercano di essere di conforto e sostegno morale per Luca. Il medico vive un nuovo delicatissimo momento legato all'avanzare dell'Alzheimer. Seguendo i consigli di Silvia e Michele, Guido fa di tutto per salvare il suo matrimonio con Mariella. Claudia, però, è per lui una tentazione davvero fortissima. Manuela finge di essere felice della sua relazione con Costabile che, intanto, sembra celare un grosso segreto. Valeria e Nico trascorrono una giornata molto felice. L'avvocato sarà riuscito finalmente a risolvere i recenti problemi sorti con il figlioletto proprio a causa della sua nuova frequentazione. Inoltre, partirà oppure no con Valeria come aveva previsto? Mercoledì, 3 luglio 2024. Dopo l'ennesimo durissimo confronto con Marina per via dell'attesa del verdetto del tribunale, Roberto si sforza di mettere da parte la sua ossessione per Tommy provando a riprendere in mano le redini della sua vita. Con la Giordano, la situazione migliorerà. Mentre Guido è sempre più confuso, Diego dà un'improvvisa scossa alla sua relazione con Ida. Cosa farà questa volta? E soprattutto, alla sua amata farà piacere? Luca prova a reagire alle conseguenze della sua malattia affidandosi all'amore che Giulia prova verso di lui. Ma questo basterà a lenire la sofferenza dell'uomo. Nel frattempo, Jimmy si prepara a conoscere la nipote di Valeria. Il ragazzino, però, è ancora molto arrabbiato con il padre, con il quale non riesce in nessun modo a ritrovare l'intesa perduta. Rosa è in pensiero per la situazione che sta vivendo. Anche se è ritornata a casa, non riesce a godersi la sua tranquillità. Giovedì, 4 luglio 2024. Arriva per Rosa la triste consapevolezza di essersi fatta dei nemici in quartiere. E tutto questo perché, a differenza di chi ha taciuto ed ha visto scorrere gli eventi nella più totale indifferenza, lei ha lottato con le unghie e con i denti per non perdere la propria casa. Intanto, Ida non sa proprio cosa rispondere alla proposta di Diego. La ragazza, in preda a ripensamenti e dubbi, decide di aprirsi con Raffaele e di confidargli tutti i suoi turbamenti. Non vuole bruciare le tappe con il giovane Giordano che, invece, non vede l'ora di rifarsi una vita con lei, soprattutto adesso che la ragazza sta rivendicando i suoi diritti su Tommaso. Nel frattempo, Jimmy perde la testa per Mina, la nipotina di Valeria. E, amore a prima vista? Zia e nipote, però, sembrano celare qualcosa di losco. Venerdì, 5 luglio 2024. Guido porta avanti svariati tentativi per riuscire a preservare la sua vita coniugale con Mariella. I suoi sforzi, però, non danno i frutti attesi. L'Altieri, infatti, si accorge che nei comportamenti del marito c'è qualcosa di poco chiaro e decide di indagare. Alla fine, scopre che il vigile si è infatuato di Claudia Costa. E la notizia le viene confermata da una persona nel peggiore dei modi. Rosa, dopo aver dato inizio ad una rissa con una sua vicina, ha la possibilità di parlare e approfondire la conoscenza con Don Antoine. Più tardi, se da una parte Nico si sente ormai convinto della sua nuova storia con Valeria, dall'altra Manuela appare altrettanto tranquilla rispetto alla nuova relazione dell'ex ed è pronta a viversi l'estate con Costabile. Sorge un dubbio, la gemella mente a se stessa?
e sincera verso il nipote di Mariella. Intanto, la vigilessa è determinata a chiarire una volta per tutte con il marito.